mi scuso per non avere proprio una presentazione preparata ad hoc. No, non io non ho chiesto scusa. Mi scuso io perché non stavo sentendo quando c'è lanciato, stavo cercando il microfono. Oh, sorry. No, comunque, Jerry ha detto che quello che sto per presentarvi sarà qualcosa che molto probabilmente vi cambierà il modo in cui vedete le cose, giusto? No. No. È allora la diretta. Non è che io ho detto? Sì. Ora se ti cambio, non molto probabilmente. Io spero che ti dà informazione che prima non avevo. Microphone. Okay. What I want to tell you first off is I did and was a part of Blue Book, but I was the very last part, the most junior member in one of the smallest bases in America. I was at Kingsley Field in Klamath Falls, Oregon, which most people understand means that they were about 20 miles from California. Allora, praticamente quello che vi voglio dire è che sì, io ho fatto parte del progetto denominato Blue Book e ero una piccola parte, ero come posso dire, si può dire ragazzino di bottega forse, no? Avevo 18 anni, 6 mesi di servizio. In questa località che si trovava molto vicino alla California, il nome era? Klamath Falls. Questo era il nome della località. Ok. E abbiamo... Yeah, listen, I heard today about Project Blue Book. I think everyone has heard of Blue Book someplace, right? Ora, io penso che voi tutti più o meno conosciate, abbiate almeno sentito parlare di questo progetto Blue Book. A lot of people don't know that Project Blue Book was the third project with the same mandate. Ora, non molti, quello che non molti sanno è che il progetto Blue Book è stato il terzo tipo di progetto con questa finalità. Ok. No, because I've noticed, I've been in Italy a long time, I've noticed that every time something gets translated, it gains something or loses something. Sono stato per tanto tempo in Italia, ormai mi sono reso ben conto che ogni volta che quello che io dico viene tradotto, c'è sempre qualcosa o in più o in meno, o poco o che viene più. This is also true of Project Blue Book. E questo vale anche però per il progetto Blue Book, non solo per le traduzioni come del sottoscritto. Project Sign started in 1947. Ora, il progetto Sign, scritto Signa, cominciato nel 1947. With the purpose not of identifying aliens or UFOs. Avente lo scopo non di identificare l'UFO o gli alieni. The purpose of Project Sign was to see if the UFOs were a security problem for the United States of America. Lo scopo di questo progetto Sign era precisamente quello di accertare se questo fenomeno dell'UFO ponesse una qualche forma di minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti d'America. Okay, Project Sign was very successful. They had many sightings, very, very much information, all of it hidden. Ora, il progetto Sign ha avuto molto successo. C'era molto materiale, c'erano molte informazioni, molti avvistamenti che però sono rimasti tutti quanti nascosti. There was a decision at the general staff level in Washington. Vi fu una specifica decisione a livello di General Staff, sarebbe come il Ministero Stato Maggiore della Difesa a Washington, that the information discovered by Project Sign might be detrimental to America only in the minds of its citizens. Ora, praticamente, la base di questa decisione fu la constatazione che i risultati, la conoscenza pubblica dei risultati di questo progetto di ricerca
avrebbero potuto essere dannosi, ma dannosi solo nella mente dei cittadini degli Stati Uniti d'America. That's correct. Thanks very much. So they canceled the project. E quindi che cosa è successo? Alla fine hanno cancellato il progetto. Started another project with the same intentions. Ne hanno cominciato un altro, poi dopo, con le stesse intenzioni. The name of this project was Project Grudge. E il nome di questo progetto era Progetto Grudge, scritto tutto, cioè, forse l'avrete sentito. G-R-U-D-G-E. Okay. This project had essentially the same mission, except it was to discourage information and people from finding out what Project Sign had discovered. That ora, yes, there were unidentified flying objects that were not explainable by nature. Ora, lo scopo di questo secondo progetto era proprio quello di fare in modo che il popolo, le persone, la gente non venisse a conoscenza di quelle che erano state le cose che erano state scoperte grazie al progetto precedente. Okay, what does this tell us? Questo che cosa ci dice? Cosa ci insegna? It tells us that the first project wasn't to investigate if the phenomena existed. Ora ci dice che questo primo, lo scopo del primo progetto fu quello di investigare, di cercare per capire se il fenomeno era effettivamente qualcosa di reale, di concreto. But only to see if it was a security problem. So they knew, still know, that the phenomena of unidentified flying objects, unexplainable, existed at that time. The government, in effect, recognized this. E di capire effettivamente se appunto questa, la presenza di questi oggetti fosse comunque una concreta minaccia alla sicurezza nazionale. E comunque effettivamente il governo ha riconosciuto la esistenza di questi oggetti. But they determined it wasn't a security problem. No one's ever been attacked, to our knowledge, by a UFO. Ma si resero conto che non era veramente un problema di sicurezza nazionale, perché nessuno probabilmente sarebbe stato attaccato da questi oggetti. Non avevano apparentemente un comportamento aggressivo. Qualcuno dice, e io credo, che loro stessi è stato preso di questo UFO e portato in esterno. Okay, I'm sorry. My daughter has an English school in Rimini. She will not allow me in the office. She doesn't want people to listen to me speak Italian. It's in Rimini at the British Institute. Valentina Douglas, my daughter. Dice, mia figlia ha questa scuola di inglese e non vorrebbe mai sentirmi quando io parlo italiano. La verità è che non mi permette dentro la scuola. Sono drastico. Giustamente, quello è il problema. Ok, so I was saying that Project Grudge was to discredit the same things that had been discovered by Project Sign. Quindi allora lo scopo di questo progetto Grudge, stavamo dicendo, era proprio quello, anche se sembra un po' paradossale, aggiungo io, di discreditare, fu appunto quello che sembra un po' paradossale, ma lo scopo era di discreditare quello che fu scoperto grazie al progetto precedente. The reason for this discreditation was to not alarm the people. La ragione per questo discredito che doveva essere diffuso era quello di non allarmare la popolazione. And not let the people know that there was something above and beyond what the government could control. E di non far sapere alla gente che c'era effettivamente qualcosa che andava al di là delle capacità di controllo del governo. Every government in the history of the world has done the same. Ogni governo nella storia del mondo ha fatto semplicemente lo stesso. Semplicemente l'ho aggiunto io. What have they done? They've tried to control the people. Always. Semplicemente quello che fanno è che cercano di tenere sotto controllo la gente, sempre.
If you don't believe me, look at the situation in Rome today. Se non mi credete, guardate la situazione a Roma oggi. And then something terrible happened. General Garland. Quindi successe qualcosa di terribile. Generale Garland vide lui stesso un UFO. And he canceled Project Grudge and started Project Blue Book. Così cancellò il progetto, fece terminare il progetto Grudge e cominciò un altro progetto che fu appunto il Blue Book. Okay. The mission of Blue Book changed from the two previous projects. Ora la missione del Blue Book fu diversa rispetto alle missioni dei due primi progetti. Blue Book was supposed to be neutral and just give me the facts. E lo scopo, diciamo, il carattere principale di questo progetto Blue Book era quello di essere neutrale. In poche parole, mettiamo insieme i fatti. And they made a questionnaire, which has been very popular all over the world now. E questionnaires. Hanno prodotto un questionario che poi è diventato veramente molto famoso un po' dappertutto nel mondo. And the purpose of the questionnaire was to give the same questions in the same manner to anyone who reported contact or having seen a UFO, keeping in mind that a UFO is only an unidentified flying object. It's not necessarily an alien. Ora, lo scopo di questo formulario che abbiamo detto era proprio quello di fare in modo che chiunque dovesse riferire un avvistamento che aveva visto qualcosa lo facesse in un modo, diciamo, standardizzato, prescindendo dal fatto che potesse trattarsi di alieni. Okay, and the general said, made a mandate that every base in America or under America had to have an officer and an assistant assigned as a job Project Blue Book. Ora il generale dispose specificamente che in ogni base militare americana, US Air Force. Quindi qualsiasi base dell'aeronautica americana, US Air Force, ci fosse una persona preposta a questo scopo con uno specifico assistente. Okay, and remember we didn't have computers in 1966. Ricordatevi che nel 66 non c'erano computer. So every officer had to have somebody that could fill out these forms. Quindi praticamente questo era per questo motivo qualsiasi ufficiale doveva avere un aiutante che appunto si occupasse della compilazione di questo formulario. That was my job in Project Blue Book for one very small base in north or in southern Oregon. E quindi questo è stato effettivamente il mio compito in una piccola base nel sud dello stato dell'Oregon. I was assigned that position because I had made the commander mad. mi hanno dato questo incarico perché avevo fatto arrabbiare il comandante. Happens. Succede. È tutto. Okay, I told you this to show you how I got in the position to where I can tell you what happened to me, what I saw or didn't see, and what happened to the information. Ecco, vi ho spiegato questo in modo che possiate comprendere come mai, appunto, io ho avuto questo incarico e quello che poi è successo. Okay, we were in the command center. Eravamo al centro di comando. At 10 o'clock in the night. A una sera verso le 10 di sera appunto. And we get a phone call from a very, very upset 12-year-old. Upset. Nervoso. E insomma, a quell'ora ricevemmo una chiamata telefonica da parte di una persona molto, molto nervosa, molto, molto scossa. Mi scusi, era una ragazza di 12 anni. Pardon. Che è importante perché dopo non mi credevano nessuno perché lei aveva 12 anni. Okay. Later, the age of the young lady becomes important because one of the
reasons they used to discount the experience was, you can't believe a 12-year-old. Questo avete capito, perché l'avete voluto, quindi non tradurre. Okay. Anyway, she told us that her father had been captured in a light beam coming down from what she called a flying saucer. Ora, quello che ci disse questa ragazza così scossa era che il suo papà era stato prelevato praticamente, sì, da un raggio di luce uscito da un disco volante. We laughed. Ci siamo messi a ridere come dei matti. Then her mother came on and repeated the same story. Quindi poi però dopo, days later. No, stesso telefonata. Nel corso della stessa telefonata, poi la madre appunto ha preso la cornetta del telefono, ripetendo esattamente la stessa identica storia. Okay, then, because the mother agreed. Quindi, visto che anche la madre diceva le stesse cose e era d'accordo. And it had happened in the mountains very close to our base. E questo fatto si era svolto nelle montagne molto vicino alla nostra base. About an hour away by car. Quindi circa un'ora di macchina. Okay. I had the privilege of, after working 12-hour a day, get in the car with the officer and drive to the site. Ebbi il privilegio non comune di, dopo aver lavorato 12 ore praticamente, di andare una buona altra ora in macchina a fare un sopralluogo. To my surprise, when we got to the farm, con mia grande sorpresa, quando arrivammo a questa fattoria, we saw something. Abbiamo visto qualcosa. With lights, very quick, and without any effort or without any exhaust of any kind. Abbiamo visto un qualcosa che era luminoso, molto rapido, senza nessun scarico. Move away at a very high speed. Che se ne andava via, scappava via a una velocità molto elevata. Okay, so what did we do, being great Air Force people? Cosa abbiamo fatto noi dell'aeronautica? We had the people fill out the form. E abbiamo fatto compilare il questionario, il rapporto. The same thing happened to me years later when I got my car robbed. I went to the carabinieri and filled out a form. È praticamente la stessa cosa che mi è successo quando molti anni dopo mi hanno rubato la macchina, sono andato ai carabinieri e ho riempito il formulario della denuncia. Okay, and there may be something to that system, because we talked to the man who had come up to the home. E praticamente ci deve essere qualcosa di The system works. Praticamente questo sistema funziona, perché insomma poi praticamente ci siamo rivolti alla persona sul luogo. And years later I got my car back. Qualche anno dopo ho avuto poi dopo la mia macchina che è stata ritrovata. I don't know how it works filling out the form, but it worked in both cases. Comunque non so veramente come funziona il fatto di scrivere il formulario, un questionario, ma in entrambi i casi ha funzionato. Okay. The people who filled out the form were so excited. Queste persone che appunto nel caso dell'avvistamento UFO, questo che abbiamo detto prima, riempirono il questionario, erano talmente eccitate that they wanted us to do something. Che volevamo che noi facessimo qualcosa. So we called the commander. Quindi insomma abbiamo chiamato il comando, cosa potevamo fare? Okay. We had nothing else to do, he's correct. Non c'era molto da fare effettivamente, non potevamo fare molto di più. I made the commander mad again, it was 2:00 in the morning. Erano le 2 di mattina, così il comandante si era arrabbiato un'altra volta con me. 6 months later I find myself in Vietnam. Sono risultato che dopo 6 mesi mi sono trovato in Vietnam. But in that 6 months I had one more experience I would like to tell you about. Ma nel corso di quei 6 mesi nel quale ho continuato ad occuparmi appunto del progetto globo, ho avuto un'altra esperienza che vorrei raccontarvi. We had a special communication system, which today would be called a teletype, but in 1966 it was considered special because not everybody had them.
Ora, all'epoca noi disponevamo di un sistema di comunicazione speciale, che oggi insomma fa un po' ridere, ovvero sia la telescrivente, ma è già abbandonato, ma all'epoca era veramente qualcosa di particolare che non avevano tutti. Because every message that was sent from one base where a Project Blue Book officer was stationed was received by the other bases. Perché praticamente questo è un sistema di, come si dice, di ritrasmissione circolare, dove qualsiasi messaggio che veniva inviato a cura dell'ufficiale addetto al Blue Book veniva disseminato e ricevuto da tutte le altre basi. This message came from Florida. Ora, ci arrivò un messaggio dalla Florida. And it said they had not captured, but found three aliens in a crashed spaceship. Ora, e dissero che in questo messaggio che avevano trovato praticamente tre alieni in un disco volante che si era schiantato al suolo. The next day, another message comes in telling us to destroy the first message. Quindi trovata la soluzione, ovvero sia il giorno dopo arrivò un altro messaggio nel quale ci veniva chiesto di distruggere questo messaggio precedente che abbiamo detto. Can you imagine one sottufficiale, one sergeant? Vi potete immaginare insomma un sottufficiale, un sergente specificamente. One captain. Un capitano. And the commander. E il comandante. All watching one little piece of paper burn, so we could swear that had been destroyed. Tutti insieme guardavano questo pezzettino di carta dove c'era il messaggio che bruciava, e così che potevano appunto affermare o redigere il verbale, penso, aggiungo io, della distruzione di questo messaggio. Sei mesi dopo di me, la comandante ha trovato lui stesso in Vietnam. Il comandante stesso della sua base. And I have to tell you, I was happy to see him. Sono stato contento di vederlo là. Now I would like to ask you guys and ladies. Ora signore e signori, vi vorrei chiedere. Do you have a question for me? Something that I can do to go against what that last guy on the film said? Because I want you to remember. Ora vorrei sapere se qualcuno di voi ha una qualche domanda specifica che potrebbe avere qualche domanda specifica con il filmato che abbiamo visto prima del programma della Colò, come si chiama il programma? Se non ricordo il nome, alle favole di Kilimanjaro. Se qualcuno di voi ha qualche domanda specifica in merito a quello che abbiamo visto in questo programma. Because I want you to remember that 600 years ago all the experts swore that earth was flat. Perché vi voglio ricordare una cosa, che 600 anni fa tutti gli esperti erano pronti a giurare che la terra era piatta. E che il sole andava intorno a noi. Okay, is there any questions at all? Avete una qualche domanda in merito? Ok. Che fine ha fatto quell'uomo che è stato prelevato dal Okay, that's a good question. He was very confused. Allora, praticamente la domanda appunto è stata che fine ha fatto il signore che era stato prelevato, il papà di questa ragazzina che aveva chiamato, dice è stato ritrovato in uno stato confusionale. Very happy to be with his family. Molto felice di essere congiunto con la sua famiglia alla fine. And like most forms that you fill out, we never heard from him again. E così come è successo per tanti dei rapporti che sono stati compilati, non abbiamo più sentito parlare, mai più di lui. I'm sorry. Mi dispiace. He reminded me of another story I've told. Allora lui mi adesso, Massimo, mi ha ricordato di un'altra storia. Which I don't consider to be a UFO, but at the point in time when it happened, it was a UFO. Che io personalmente non considero trattarsi di una questione UFO, ma all'epoca, quando successero queste cose, fu considerata in questo modo.
il nostro command center, in our commander's office, nell'ufficio del nostro comandante, we had a radar. Avevamo il radar. Because we had airplanes with nuclear arms on board that we controlled. Perché avevamo degli aerei con capacità nucleare, cioè con armi nucleari a bordo, che dovevamo tenere sotto controllo. And one night, again, between 10 and 12, I don't remember, I'm old. E insomma, adesso un'altra notte, mi sembra fra le 10 e mezzanotte, scusate, non mi ricordo bene perché ormai l'età è avanzata. Non c'è anche i capelli. No, non lo ha. Non è l'unico. But we tracked a each thing that you see on a radar is given a track number, so that you can track it from one radar to another. Ora, quello che successe in questo periodo di sera, di notte, fu che rilevammo una traccia come tante, alla quale naturalmente venne attribuito il suo numero, che è una prassi standard che serve per fare in modo di poi dopo ricollegare le varie tracce quando sono ricevute su un radar, poi su un altro e poi su un altro, giusto? This track, questa traccia, went from Mexico, andò dal Messico, to Washington, a Washington, la capitale. Washington, lo stato di Washington. Fino allo stato di Washington nel nord-ovest. In about 8 minutes. In circa 8 minuti. That's a trip of about 1800 miles. Sono circa 1800 miglia, che saranno 2400 chilometri più o meno, il doppio dell'Italia, sicuro. We didn't believe it. Non ci credevamo. Today we have an airplane that can do that. Ora, all'epoca non ci credevamo. Oggi abbiamo un aereo che può fare questo. So the reason I don't consider it a UFO, it was probably one of our airplanes. Ora, il motivo per il quale io non considero, propriamente parlando, questo avvistamento come un UFO è appunto che è proprio per questo motivo qua che abbiamo e disponiamo di questo tipo di aerei. Okay, are there any other questions or anything that I can... Yes. Volevo sapere, visto che vi ha mandato tutti in diretta, non è che per caso avete trovato per un focherino? There were reports of UFOs in Vietnam. Remember that UFO means only unidentified flying objects. It doesn't mean that it's an alien presence. It means it's something there that you're controlling the skies and you don't know what it is. Ora praticamente avete sentito la domanda, no? Se appunto visto che è stato in Vietnam, se ci sono stati dei casi di UFO anche in Vietnam. E lui dice sì, certo, però ricordiamoci che si parla di UFO, cioè di oggetti che non si capisce cosa sono, che non vuol dire necessariamente che siano alieni, un po' come ha citato il caso prima di questo oggetto che ha fatto questo tratto velocissimo. Domanda di Roberto. Quando il tuo comandante, un sergente, e che aveva ricevuto il messaggio che diceva distruggete il precedente messaggio, hanno fatto questo, era la prassi normale, praticamente. Ok, good question. I was the holder of a top secret crypto Atomol security clearance. Allora, avete sentito la domanda. La risposta è, dice lui, beh, buona domanda. Io all'epoca ero il più anziano. Sorry. No, I was the youngest. I was young one time, promise. Vedete, c'è una volta che... Cioè, all'epoca io ero il più giovane. Ero il più giovane che aveva una certa clearance, cioè un certo nulla osta di sicurezza. Ok. And there's a procedure in the Air Force, probably the other armed services, for everything there's a procedure. E c'è nell'aeronautica degli Stati Uniti, come un po' in tutte le altre forze armate, c'è una specifica procedura per for whatever you do. Per qualsiasi cosa si faccia.
to destroy a top secret or secret document. Per distruggere un documento classificato segreto o segretissimo, you need two witnesses. Occorrono due testimoni. And somebody to burn it. E qualcuno che procede all'operazione di bruciatura. Okay, we had a colonel, a captain, and me. Who burned it? Allora, c'era un colonnello, un capitano e c'ero io. Secondo voi chi ha proceduto a bruciare il colonnello? But no one would have believed me, so those two people had to sign a form. Ora, naturalmente nessuno mi avrebbe creduto, quindi queste altre due persone, questi ufficiali, poi hanno dovuto compilare un altro, in italiano si dice verbale. The form was a number 310. It has been for 40 years. Il numero di questo verbale era 310 ed è rimasto tale per 40 anni. Scusi, il messaggio che avete ricevuto dalla telescrivente si riferiva a Orwell o no? No, ha detto fuori. No, the message stated clearly Florida. Il messaggio diceva, la domanda era se per caso si riferiva a Roswell, magari. Roswell is the one that they took to Area 51. Lui ha detto no, era specificamente scritto che si trattava di un evento successo in Florida. This was between January 1966 when I first started working in the command center and maybe August of 1966 when I received orders for Vietnam. Quindi è stato praticamente, si è verificato fra gennaio del 66 e l'agosto del 66 quando poi ho ricevuto l'ordine di andare in Vietnam. Ok, any other questions? Anything I can say to clear things up? What happened to the UFO which crashed? I burnt the message, I don't know. La domanda era stata che cos'è successo poi all'UFO che si era schiantato e la risposta è stata io ho bruciato, io personalmente il messaggio, non lo so. But I was in Oregon, so, you know. Io ero nell'Oregon, che è un po' lontano insomma dai popolativi. Scusi, ha avuto contatti con il colonnello Corso? No, nessun contatto con il colonnello Corso? No. Mister, scusi, ma dopo tanti anni di lavoro del progetto Blue Book, poi le conclusioni che sono state date al pubblico, quali sono state? The conclusions of Project Blue Book are that about 80% of all the reports are verifiable natural phenomena. Which leaves only 20% that nobody knows what is, and which I, and at one point what I'm going to say would have gotten me put in a crazy house. Allora, la domanda penso che l'abbiate sentito, ovvero sia quali sono state le conclusioni del progetto Blue Book? 80%. Allora, le conclusioni ufficiali sono state che di tutti i casi esaminati, faccio una parentesi per ricordare che doveva essere un esame obiettivo del fenomeno, l'80% dei casi esaminati comunque potevano essere identificati, mentre il restante 20%, around 20%, 23 I think was the exact percentage, I didn't know. Allora c'erano in tutto furono esaminati 701 casi e di questi 701 casi allora i casi spiegabili sono 701, questo appunto 20% che non rimane. You guys talk the same language? Okay, we got our interpreter in and we are agreed that there were 701 cases that the object was never identified and nothing was ever attributed as natural phenomenon.
Ora, questi, insomma, praticamente questo 20% che dicevamo, numericamente parlando, sono 701 casi per i quali non fu possibile accertare in alcun modo la natura. Remember that the projects for this type of investigation didn't start out to disprove UFOs. Ricordate appunto che il progetto, questo progetto Blue Book, non all three had a mandate to find out if UFOs, which no one questioned, were a security problem. Tutti e tre comunque avevano lo scopo comune di cercare di capire se questi UFO, qualsiasi cosa fossero, avevano una qualche rilevanza ai fini della sicurezza nazionale. Okay. I hope I made this point clear that at one point in 1947 the government of the USA thought that UFOs did exist. Since 1950 they said no. Ora vorrei. Praticamente quello che appunto vorrei che fosse chiaro per voi, scusate ma questo che dicevo il bello della diretta, quello che vorrei che fosse chiaro per voi era che il governo degli Stati Uniti fino al 1947 aveva riconosciuto effettivamente l'esistenza concreta del fenomeno UFO, poi dal 1950 praticamente sparito tutto. The concept I'm trying to give you is that at first they believed in them. Il concetto che vorrei appunto convogliarvi e farvi comprendere bene è che prima ci hanno creduto. Then they didn't want us to believe in them. Poi hanno fatto in modo che noi non ci credessimo. And now we're going back the other way to where they don't care if we believe or not. E adesso stiamo tornando in un po' come indietro, dove proprio non gliene può fregare di meno, come dicono a Roma, se noi ci crediamo o se non ci crediamo. If I had said the same discussion in 1966, se io avessi fatto queste stesse affermazioni nel 1966, I would have ended up in Leavenworth, Kansas, where the military prison is. Sarei andato a finire praticamente nel Kansas dove ci sono le prigioni militari. Thank you very much for listening to me. Jerry, final question. Just your personal opinion. In the United States Air Force, what was when you were there? The general attitude of your colleagues towards this problem. Sì, la domanda di Roberto dice, per quella che è la tua esperienza, qual è stata nell'ambito dell'Air Force l'attitudine prevalente dei tuoi colleghi? They were happy I had the job and they didn't. Praticamente è che erano molto contenti che questo lavoro fosse stato affidato a me e non a loro. Aspetta, volevo fare uno. No, momento, fai finire. Okay, and let's remember that all three projects were initially given a lowly captain. Oh, praticamente ricordiamoci che a tutti e tre i progetti fu assegnato un capitanuccio come responsabile. Who was never promoted above captain. E praticamente che non andarono mai. The captain. Persone che non andarono mai oltre il grado di capitano, quindi vi rendete conto dell'importanza che veniva attribuita. Ok, we have another question. A final one. Si allega al dottor Pilone. Sì. Voi avete tanti anni di carriera, lei ci diceva che a 18 anni già lavorava nel Blue Book e il Pinotti ci ha scritto 30 libri, ma vi siete fatti un'idea del perché loro ci vistano? Perché vengono qua? Sì. Sì. Lei sono 60 anni, Pinotti 30 libri. Risponde lui. Bravo Roberto. Well, I can see why they would come to Italy, it's beautiful. Capisco bene perché vogliono venire in Italia con tutte le belle cose che ci sono.
But I think they have their own plans. Ma io penso che abbiano i loro piani. And I wouldn't be surprised if they haven't helped us grow as a species over the years. E non sarei veramente sorpreso se questi effettivamente ci avessero in qualche fase aiutato nella nostra crescita. If you think about it, some of the discoveries that men and women, ora se ci pensate bene, alcune delle scoperte che sono state effettuate dall'uomo e dalla donna sono molto they're very hard to believe without someone giving you a hint. Insomma, sembra veramente che sia stato difficile, che siano state veramente ottenute senza che ci fosse stato l'aiuto di qualcuno dall'esterno che desse una mano. But why they come, I don't know. But that they do come, I believe firmly. Ora, perché siano venuti non lo so, ma il fatto che siano venuti ci credo fermamente. Grazie, Jerry. Sono libero adesso. Thank you very much. Thank you so much.